Dopo Air France e KLM anche Air Dolomiti, riprende l'attività all'aeroporto Vespucci di Firenze, si rivedono i passeggeri tra speranza di tornare alla normalità e massime misure di sicurezza. Abbiamo messo e mettiamo a disposizione quelli che sono i nostri infermieri, che sono i nostri medici e anche i nostri volontari per fare uno screening pre-imbarco, pre-entrata nell'aeroporto dei passeggeri con l'effettuazione del kit sierologico e quindi con la possibilità di verificare immediatamente la positività o meno al Covid-19. Triage obbligatorio semplificando, sierologico facoltativo. Sì, esatto, il sierologico è facoltativo, non può essere una manovra che viene imposta, quindi è una scelta che fa in questo caso il viaggiatore, ma in generale il cittadino. Un impegno concreto per garantire la massima sicurezza ai passeggeri. Il percorso di triage del Vespucci va esattamente in questa direzione. Da circa 2 mesi abbiamo iniziato a lavorare su questa ipotesi di pre-screening, triage, per poter dare tutta la possibilità ai passeggeri di sentirsi che entravano in un ambiente pulito, in un ambiente sicuro, in un ambiente, diciamo, il più possibile free da contagi. Mi sembra che la ripartenza coincida anche con un momento di maggior fiducia, anche se con grande prudenza bisogna continuare a operare. I segnali che il mercato aeronautico dà sono positivi.